Da segnalare grandi piogge che stanno letteralmente creando disagi in Brasile grazie a delle potenti inondazioni, precisamente nello stato del Rio Grande do Sul. 39 circa le vittime, i dispersi sono ancora diversi. C'è anche un video virale sul web dove si vede un fiume che si ingrossa andando a sfondare e a ribaltare un ponte dell'autostrada tra la base aerea di Santa Maria e Silveira Martins. Bene, purtroppo ci sono anche disagi creati da queste alluvioni, ripeto, le regioni del centro-ovest e del sud-ovest, sud-est del paese stanno letteralmente interfacciandosi con una ondata di calore dal 2024 che porterà ad un aumento repentino delle temperature che andranno a superare i 35 gradi centigradi. Va bene, intanto questi temporali hanno colpito lo stato di Rio Grande do Sul, creando più di 65 danni e hanno coinvolto una settantina di municipi circa. Il vento ha danneggiato gli edifici, l'arredo urbano, e le piogge hanno creato un innalzamento vorticoso di fiumi ma anche di torrenti, creando quindi inondazioni che hanno portato centinaia di famiglie a evacuare dalle proprie case, dai propri nidi domestici, diverse frane che sono state registrate in tutto il territorio brasiliano o brasiliano, vedo in Sicilia. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, utenti di YouTube. Iscrivetevi, mi raccomando, commentate. Una buona giornata a voi.